Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII per Crisis perché oggi parliamo e soprattutto vi farò vedere il completamento degli stage X1 ed X2 per quanto riguarda il nuovo evento, che comunque è fondamentalmente una rerun, perché di questo si tratta, dell'evento appunto di Sephiroth The Arrival. Per chi ovviamente lo ricorda, la prima volta che affrontammo questo evento ci sono state non poche difficoltà, perché il boss di Sephiroth è comunque un boss molto particolare. Non ha praticamente debolezze, non può essere debuffato, e c'è soltanto in questo caso l'opportunità di poter fare tanti danni quando bisogna breccarlo, quindi quando prende la sua infusione elementale e quindi diventa debole, oppure breccarlo e guadagnare ATB in modo tale da poter fare danni. Qui ci sono due strategie, ci sono due scuole di pensiero che ovviamente vanno quasi a conflitto tra di loro. Io ho giocato nella maniera classica, ovvero breccando i sigilli, facendo danni normalmente, resistendo agli attacchi, perdendo un po' più di tempo e quindi ottenere in questo caso un grado più basso. Ma la cosa importante è comunque riuscire a portare a casa il risultato. Nella X1 diciamo che ho sbagliato, tra virgolette, team, perché ho portato Matt, mentre in realtà Matt non mi interessava. E quindi, come vi stavo dicendo, nella X1 ho utilizzato Matt semplicemente perché ho sbagliato team. Mentre invece il team che vi consiglio e che comunque sia mi ha dato soddisfazione maggiore, diciamo dal punto di vista anche proprio tecnico-tattico, se volessimo utilizzare termini calcistici, è assolutamente questo. Un team dove ovviamente siamo molto forti, perché comunque abbiamo personaggi che ormai dopo diverso tempo che giochiamo sono decisamente maxati e hanno comunque la possibilità di fare veramente bei danni e anche potersi difendere in modo abbastanza veloce, per così dire, dove praticamente abbiamo un Sephiroth e un Cloud che uniti insieme mi consentono di fare dei bellissimi danni. Sono due dei miei DPS più forti, ovviamente all'interno del gioco, perché ci ho anche investito fondamentalmente risorse per renderli così forti, e Barret, che invece in questo caso mi consente non solo di avere una protezione per tutto il gruppo, ovviamente fisica, quindi una protezione fisica per tutto il gruppo, ma mi consente anche di curare e buffare Sephiroth, che fondamentalmente è il mio ariete di sfondamento. Quindi è lui che ovviamente farà molti più danni rispetto a Cloud, che comunque sì, riuscirà ad avere un ottimo coefficiente, ma non come quello di Sephiroth. Per entrare più nel dettaglio, Sephiroth possiede un discreto numero di HP, 7787 HP, 3136 di attacco magico, che è una cifra molto 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 alta, ottima difesa fisica di ben 133 punti e poi difesa magica di 103, anche perché la cosa più importante qui contro Sephiroth è senza ombra di dubbio la difesa fisica. Ricordatevi che Sephiroth non può essere debuffato, quindi le uniche forze, chiamiamole così, che dovreste sfruttare e utilizzare sono le vostre. Quindi buff e ovviamente anche la possibilità o capacità di potervi curare all'istante. Ovviamente arma primaria Wing Edge, overboost 10, quindi maxata totale. E come seconda arma invece la Mithril Type Zero Katana, che non solo mi permette di avere delle ottime refined abilities come boost HP e boost di abilità magica, ma mi consente di avere praticamente anche la capacità di potermi auto buffare in difesa, essendo che Sephiroth è il personaggio con più HP di tutto il team, è molto più probabile che venga targettato dall'Octaslash. Quindi questa è una cosa che ovviamente ci tengo comunque a sottolineare per tutti.
dato che appunto la meccanica dell'Octa Slash di Sephiroth è praticamente il target con più HP, almeno nella vecchia funzionava così, qui ha funzionato nella stessa maniera, essendo comunque una rerun dell'evento, credo che non ci sia credo che non ci sia stata una modifica di questa cosa. Infatti praticamente io ho potuto difendere Sephiroth nel miglior modo possibile, come vedrete poi ovviamente anche dal combattimento, e quindi si riesce a gestire la situazione. Materie ovviamente che mi servono solo ed esclusivamente per incrementare le statistiche, tranne l'ultima materia che è una materia con sigillo X, visto che comunque mi servono tutti i sigilli fondamentalmente per breccare Sephiroth, in quanto lui cambia spesso e volentieri appunto il break dei sigilli. E poi ovviamente Summon Shiva, e come sub weapons abbiamo l'arma free to play di Barrett della Hell House, che aumenta HP e difesa fisica, la vecchia arma free to play dell'evento di proprio di questo evento di Sephiroth, che mi aumenta attacco magico fisico e difesa fisica, e poi l'arma praticamente di Cloud, che mi aumenta boost attacco magico fisico e ghiaccio, in modo tale comunque da avere una buona quantità di danni in generale. Se si vuole marciare un po' di più per quanto riguarda boost magico e boost ice, in questo caso per evitare, cioè per avere comunque il pieno potere magico del nostro personaggio, si può anche optare per l'arma di Matt, che aumenta il mio boost magico, però mi abbassa diciamo in generale le statistiche tutte, per aumentare a 3157 il mio potere magico. 3136 non è neanche così scandalosamente diverso, quindi alla fine direi che come stats in generale posso anche tenere queste. Per quanto riguarda Barrett invece abbiamo 7647 HP, quindi leggermente più bassi, coefficiente di healing estremamente più alto, dato che tutte le materie che abbiamo qui servono ad incrementare il mio boost healing, dato che Barrett praticamente non farà altro che il supporto all'interno di questo team. Io sono uno di quelli che gioca prevalentemente con due DPS, o comunque con un DPS e un sub DPS che mi dia un vantaggio strategico, e poi un personaggio full support che mi consente di buffare, curare e tutte le altre robe. Ecco perché Yuffie è comunque uno di quei personaggi che non mi ha fatto entusiasmare, perché comunque io ho Matt o Barrett in base all'esigenza, e posso switchare i vari potenziamenti e le varie difese in base a quello che mi serve. Quindi diciamo che fondamentalmente Yuffie sì, prolunga l'effetto dei buff o dei debuff qualora si dovessero, come dire, si dovessero utilizzare, ma fino a quel punto non mi interesserebbe più di tanto, ecco, mettiamola così. Arma di Barrett ormai praticamente micro laser, che è diventata la mia arma preferita per il personaggio di Barrett, per potenziare l'attacco magico di Sephiroth, e poi l'assault gun come arma secondaria per ottenere una difesa fisica AOE per tutti quanti, e quindi proteggerci in modo più semplificato e più veloce dall'Octa Slash di Sephiroth. Quindi avere già due livelli di difesa fisica è ottimo, se si riescono ad averne tre ancora meglio. Poi ripeto, materie tutte per aumentare healing, e per quanto riguarda le sub weapon abbiamo il collare di Red della Hell House, che aumenta HP e difesa fisica, l'asta Chocobo di Eris presa per Halloween, che mi aumenta difesa magica e healing, e poi l'ascia di Glenn Estiva, che mi aumenta gli HP e la difesa magica. Quindi diciamo che Barrett, avendo già comunque una buona difesa fisica di 130, può effettivamente puntare un pochettino anche sulla difesa magica, anche se in realtà gli unici attacchi magici di Sephiroth sono fondamentalmente il Black Star, o comunque fa un solo attacco AOE magico, quindi effettivamente si riesce comunque a resistere. È vero che resistere di più mi consente di curarmi più in fretta, però
diciamo che gli attacchi fisici di Sephiroth sono quelli veramente veramente tosti. Summon di Ifrit ovviamente, perché qui debuff o quello che è non serve a nulla. E poi per quanto riguarda Cloud invece abbiamo un ottimo coefficiente di attacco fisico, una discreta quantità di HP, ovviamente buildato per essere un DPS puro fisico Thunder in questo caso, quindi skin anche per aumentare i danni tuono, summon di Ramu in questo caso anche per aumentare i danni tuono, sinergia di sigillo triangolare ovviamente con la Murasame e poi un sigillo circolare per breccare praticamente tutti e tre i tipi di sigillo, quindi abbiamo triangolo e cerchio qui e X con Sephiroth praticamente dall'altro lato. Tutte stats, ovviamente tutte materie che mi aumentano le stats, e come sub weapon anche in questo caso abbiamo un misto. Purtroppo Cloud è quello che mi riesce meno da buildare per la difesa fisica, anche se in realtà potrei comunque un po' switchare la situazione, cioè potrei un po' modificare la situazione rendendolo comunque magico e difendendolo fisicamente, ma non è quello il mio obiettivo, quindi ho ridotto gli HP di Cloud leggermente a 6.800 anziché 7.000 passa per evitare che possa essere colpito dall'Octaslash e avere comunque la possibilità di gestire il tutto tra Barret e Sephiroth, che hanno comunque un ottimo coefficiente di difesa, e praticamente ho permesso a Cloud di incrementare fondamentalmente tutte le stats, compreso HP e difesa magica con l'ombrello di Zac, attacco fisico e abilità fisica con la Killer Hornet di Matt, e poi la Buster Sword che mi dà attacco magico fisico e HP anche in questo caso, che mi consentono comunque di avere delle stats decisamente valide. Non sono perfette, ma sono delle stats decisamente valide. Detto questo, il funzionamento del combattimento e le rotazioni sono identiche al primo, diciamo, arrival di Sephiroth che abbiamo affrontato, quindi non starò qui ad elencarvi tutto. Se ovviamente vi va, potete vedervi anche i vecchi video che ho fatto praticamente su Sephiroth, ve li lascerò al solito allegati qui nelle schede e nella schermata finale, come sempre, se volete fare un collegamento. E detto ciò, vi lascio alle run di X1 ed X2 e noi come sempre ci becchiamo con il prossimo appuntamento. Bye bye.命乞いの時間だ。 Thank you.
考えてみて。 闇は闇はあがいてみて。
何度でも舞い戻ろう。